Nick, chi è il tuo preferito di Tekken? Boh, lui parla sempre, c'ha l'immagine di Steve Fox su Steam, cazzo. Sì, Steve Fox, sì. Zizi. Però anche Yoshimitsu, eh. Ah, fuck, ti giuro, o lui e Steve Fox sono sempre quelli piaciuti di più su Tekken. Cazzo, direi Etoli. Non so perché. Cazzo, ma Yoshimitsu che perde al primo incontro, no, però. Poi Yoshimitsu c'aveva quella cazzo di mossa all'inizio, Tekken 3 quanto spammava. Che salta quando sulla spalla. Salta sulla spalla che ti corre addosso, ma anche quella. Se no tipo che ti alza e ti conficca la spalla nella pancia. Che ti toglie 3-4 di vita. Bastardo. Vediamo raga, episodio 5. Episodio 5. Episodio 5. Non ci crederete, ma non cioè, ci ma sono. Ma non è anche un non titolo. Ci sono i titoli. Perché? Ci sono i titoli. Vabbè, la grafica la dice lunga, eh. Le uscite in pratica, le nuvole sembravano dei mattoni. Sembrava che dovevano sì. Uscire al lampo. Le ombre, anche se ci sono i capelli così. Sì. Tac, tac. Poi nessuna notizia che uscisse questo, non ho letto niente. Però sì, così ho guardato a caso. Però raga, vi dirò, a me va bene, i disegni così vanno bene finché mettono le combo del gioco, mi va bene. La trama sì. Si è bella, spiegata bene, colpi di scena, esatto. Collegamenti al gioco. Va bene, l'accettiamo. Bene, episodio 5. Andiamo. Episodio 5. Episodio 5. Ok, inizia la puntata. Xiao con gli occhi di King. Oh, 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 lo stupro subito. Sì, vabbè, ma è illegale, una stupra sociale. Sì, ma fra la stupra, cioè. Ti dico cosa succede. Lui la spacca di botte, Jin si incazza e si vendica. La spaccalo. Ma non sono i versi, ma dai, i versi da figa. Ah, è vero che fai i versi da figa. Non parla manco qua. Però fai i versi da figa. Sì, che fa. Zio, ma quanto è grosso? È grossissimo. Spaccalo. Oh! Oh! E inizia. Ma che stupratore, maniaco. Oh! Maniaco. Inizia le mille prese. Combo terribile. Poi la prende la... Ah no? Ah no, finisce. Però è mega figo che ci sono mille stili diversi. Secondo me li ha fatti combinare lui questi incontri. Sì. Togliti. Oh, oh. Sì, ma chiudi qua. Ma non sai neanche parlare. Non va neanche dai. Da lei, dai, King di merda. L'ha fatto apposta comunque, sì. Figurati te se non l'ha fatto, conoscendo il tipo. Oh, cazzo. Oh, oh, oh. Jun. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Fighta. Fighta, tatta. Sì. Oh, guardalo. Si è aperta la porta e c'era King come un maniaco. Lui vuole dargli un colpetto, un maniaco. Ma chi è che ha... Oh, oh, questa! Che sfida! Oh, questa! Sfida, questa la voglio. Ma scusa, ma King quanti match fa? Quanti match fa? Tre ne ha fatti. Uomo giaguaro. Che intrattenitore. Ah, sì, è la sua storia, sì. Ma è la storia di King questa. Che King, che il vero King è morto, sì. È morto sul ring per colpa di Marduk, mi sembra, e lui l'ha vendicato. Quindi questo non è King? No. Ma quindi anche nei Tekken non è King? No, King è sempre stato King che non è King. Ma non ci credo, io non lo sapevo. Questa è la sua storia. Sì, nella sua storia contro Marduk. Mi sembra che Marduk l'ha ucciso, qualcuno l'ha ucciso e lui... Non so, era il suo mentore o qualcuno e poi ha preso le reti. Quindi dice che l'ha ucciso Ogre, praticamente. Pazzesco. Vediamo. Paul quando andava con la moto, cazzo, la giacca motociclista. Ma basta! Raga, vi giuro, ho sentito... Ho sentito... Poi due volte ho detto, ma che è sta roba? Calcio, doppio calcio, Paul! Puttana, che potenza! Oh! Che sono ste cose rosa? Oh! È vero, quel calcio lo fa! Oh! La, oh, la spinta! E poi bam! Puttana, che figata! Spero che gli fa il pugno. Ah, è questo! È questo! Oh! Dallo, stende! Oh! E non gli fa un cazzo. Frate, secondo me lui gli fa la presa tipo alla Rey Mysterio. Ma come? Adesso. Ah, dici? Sì, ma... Oh, lo prende, lo lancia. Adesso lo lancio io. Oh! Frate, ma gli ha spezzato la gamba. Ma frate, ma guarda... Oh, questa! No, è la sua mossa finale questa! No, fro! No, è finito, si gli spacca il collo, raga. Gli ha spaccato tutto. Non ci credo.
Lo sapevo, la finale. Ma cazzo, ce l'avevano già. Vabbè, sì, sì. Mai più guardare le sigle, ragazzi. Sì, ma scusa, King ne ha battuti. Ha combattuto 3 volte e Jin 2. No, King 2. Non so se si era visto. No, è anche prima contro Margo. Ah, è vero. Cazzo, non ci ho fatto vedere. Ah, no, anche Coso 3. Ah, sì. Una cella, hanno preparato una cella per prenderlo. A chi? Ogre, sì. Bosconovic, no, come la chiama? Ah, il mostro, il vecchio, no, il mostro. Ma sì, me lo ricordo il vecchio, è vero. Ma questo cosa fa? Ma cosa stai facendo? Madonna. Zia, pensa a te se si fa battere. Ma basta. Cazzo. Cosa? Bella. King Meta. Lo Meta. Con la sua faccia, sì. Sì, sì. Get ready for the final battle. Sì. Oh. Fallo vincere, bro. Oh, zio. Oh, front kick su così. Così elegante, puttana. Oh, che bella sfortuna. È vero, è vero, quella c'è. Oh, i pugni. Ah no. Oh, cazzo. Oh, continua a prendergli le braccia. Non capisco se lo vuole far vincere o cosa. Comunque quegli effetti sono quelli del gioco, ammette, quando sì, danno sì, il colpo. È vero, è vero. Oh. Ma oh, che bello. Oh, oh, scarica. Oh. Puttana, il calcio perfetto. Oh, ora come fa sto preso, madonna. La combo. Holy shit. No, che bello. Calcio, calcio. King of Iron Fist. Calcio magico. Così pulito poi. Ora... Non ha spammato però la sua mossa. No, 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 è vero, è vero. Ritiro, ritiro. Non c'era bisogno. Poi che signore. Adesso gli darei i soldi. Lo sapevo. Grande. Hai visto, non è un Mishima. Che signore. Ecco, lo saputate, che l'hai chiamata. Oh. Devi battere sottoscritto. Sì. Decidi te le regole, così le cambi. E poi rilasci il nonno e metti sì, da che ci facci. Allora, dai, decide lui, no? Poi quando è stanco, sai, alla sì, fine. Sì. Cioè, decide lui, no? L'organizzatore del torneo. Guarda che fa. Ancora sempre gli stessi. Drogati. Nello stesso posto, nella stessa posizione. Sono uguali per 3 giorni di fila. Premerà, poi farà uscire il gene, poi arriverà Ogre e lui sarà a pezzi. Oh! No! Ah, perché per colpa sua si è morta la mamma. Sì. Oh, inizia. Voglio vedere il diavolo adesso. Oh! 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 Sai, poi quando gliela fa lo guardano, sai. Sì, sì. Minchia, già a terra. Ma che cazzo? Vabbè. Il risveglio è morto. Undertaker. Cioè, sì, sì, è uguale. Oh. Che figlio di puttana. Adesso. No. Cazzo, no, pensavo la faccia tutte e due. Ah, questa è la sua combo, no? Oh, la combo è... Adesso così. Oh, no! È la combo, fra! Sì, ma ragazzi, ma era stanco dall'incontro di prima, bastardo. Vecchio di merda. Dai. Ecco, mo si risveglia il diavolo. Il demone. Spamma laser. Laser, laser, laser. Basta. Puttana, adesso il demone con le catene. Ah, invece no, con la calma lo batte. Con la calma e la vaselina. Oh. Ah, gli fa la mossa della mamma. Ah, si sì? Oh. 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 Ah, si sì, si sì, sì, è quella tecnica. Quella ta 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 che si gira. Bellissima, bellissima. Che tradimento. Sì, tecnica casata. E quello che gli ho fatto la sua tecnica. Oh, questo calcio sul bigiotto. Bella, bella. Ecco, non questo è il suo stile vero. Oh. C'è un mix tra sua mamma, suo padre e suo nonno. È vero, è vero. Oh, è lì! Si è attivato, arriva.
Vabbè, arriva quando vuoi te, zio. Dai, piatto, ragazzi. Come scende, sì, sì. Planata proprio. Cazzo ridi, coglione. Ma poi perché l'ha fatto apparire? Magari vuole prendere il potere di Ogren. Sì. Probabile, sì. Per tutti questi anni ho giocato a Tekken e non ho mai saputo che lo stile di Jin fosse un miscuglio di stili. C'è tanta roba. Tanta roba, mi piace sta cosa. Bello. Cioè, pulito però grezzo del padre. Entusiasmante. Figata. Sì. Bello. Poi quando ha fatto la mossa quella lì. Oh, mamma mia. No, poi mi piace che è tornato tra virgolette alle origini. Cioè, che è riuscito a riprendere. Vabbè, adesso probabilmente perderà il controllo, però. Perché dovremmo vedere un Devil Jin qua, sì, qualcosina. Sì. Però mi piace che ha ripreso la karma di sua mamma alla fine. Vero. Si è ricordato delle origini. È tornato al suo stile Kazama. E mo? Come va a finire? L'ultima puntata, eh? Come va a finire? Lo sconfiggono o non lo sconfiggono? Ah, io ti dico, secondo me. Spero che non vada sul banale, però secondo me Ogre, sai, avrà la meglio, Devil si trasforma. Sì. Vediamo che lo batte, poi rimangono tutti perplessi, dicono ma che cazzo è sto qua? Lui scappa magari con le ali. È vero, bravo, che scappa potrebbe. Sempre. È vero che scappa. Perché poi mi piacerebbe vedere il 2 per vedere il babbo. Sì, sarebbe il ritorno di Kazuya, eh. Sì. O, è vero, sì, perché comunque deve tornare, cioè. Sarebbe top se apparisse alla fine Kazuya. Sai che me lo stavo pensando prima, forse appare qui, ma forse è presto. Ovvero, magari arriva il papà, cioè. Però può essere che interviene. Non c'è Steve Fox. Magari interviene anche lui, aspettava questo momento, può essere. Ci sarà Steve Fox. Ci sarà Steve. Ti immagini adesso arriva alla fine solo io, fai la bello. Sì. Così non c'è troncazzo, sai. E spamma la presa. Arriva, raga, ci sono anch'io. In mezzo a Ogre, gli do un pugno. Cade a terra. Così. Fa la sua combo. No, ragazzi, che lasciata, è proprio. Minchia di brutto. A sesta, così, diretto. Ah, sì. Secondo me arriva Kazuya e finisce. Per farsi capire che c'è una. Può essere. Vediamo. 20 minuti intensi. Sai che origine c'è di questo genere? Loro avranno il gene. Cioè, saranno gli. Questi saranno gli antenati. Sì. I loro antenati, per forza. Allora, io avevo visto dal Tekken 7, anche tu l'hai visto. Sì. Che la moglie di di Heihachi, la mamma di Kazuya. Era proprio il diavolo. Era il diavolo. Ti ricordi che a un certo punto la devi sconfiggere? Che lei è proprio un demone. Sì, che schifo. E che Heihachi la uccide e dice: io ti devo far fuori perché sei un demone. Cioè, sì. Cioè lei non era come loro che ogni tanto si disattiva. Era lei era proprio fuori. Sì, era cioè. Proprio un satellite. Qui si rivela proprio fino alla fine il piano del nonno. E quanto è crudele, pazzesco. Dai, il Jinpachi, però l'avrei voluto vedere il Jinpachi. Che quando andava i pugni ti bloccava sempre. Cazzo, dicevi, porca puttana. Quando gli veniva addosso, lui schiacciava la terra e tutti fermavi. Sì, non riuscivi a. Cristonavi sempre. Cristonavi.